Ciao a tutti, ciao Paolo. Siamo al Festival dell'Economia di Trento, al termine di una conferenza in cui si è parlato di come si può stimolare la crescita dell'economia. Non è facile. Molto caldo. Quali sono stati, diciamo, i temi sollevati da Vodafone? Ma onestamente più che da Vodafone, dal punto di vista più personale che un punto di vista Vodafone, io ho toccato fondamentalmente 5 temi. Il primo è la necessità di ridurre la pressione fiscale sulle fasce più deboli di popolazione, che ovviamente in questo momento fanno fatica a consumare, quindi ovviamente stagnando i consumi, la spesa, tutto quanto questo frena la crescita. Ovviamente per riuscire a ridurre la tassazione sulle fasce più deboli bisogna aggredire la spesa pubblica con grande forza, aggredire il debito pubblico con grande forza e ovviamente combattere l'evasione fiscale. Secondo tema che ho toccato è quello del mercato e della concorrenza. Per avere vera crescita sostenibile, la concorrenza è una ricetta indispensabile, perché la concorrenza dà certezza alle persone che fanno meglio, alle aziende che investono meglio, di avere successo e sviluppo in futuro. Terzo tema che ho toccato è quello della semplificazione, della riduzione della burocrazia per consentire alle aziende di fare business in modo semplice, veloce, efficace e non perdere tempo e energie in cose inutili, potersi concentrare sui clienti, l'innovazione, gli investimenti. Quarto tema che ho toccato è quello del lavoro. Credo che in Italia abbiamo risorse umane di buona qualità. È chiaro che dobbiamo continuare a lavorare per rendere il mercato del lavoro sempre più fluido ed assicurarsi che ci sia sempre meno disoccupazione sui giovani e sempre più mobilità all'interno del mercato. E quarto tema ovviamente è quello invece delle infrastrutture digitali, che sono sicuramente una grande opportunità di crescita e di sviluppo per l'intero paese, ben al di là di quelli che poi sono gli interessi specifici della singola azienda come la nostra. Senti, molto sinteticamente, cosa ti ha colpito degli interventi degli altri relatori? Ma credo che sia stato un richiamo forte sul fronte dell'Europa. Io ho toccato temi che hanno più a che fare con l'Italia, ma è evidente che per come il contesto sta evolvendo è fondamentale che ormai siamo agganciati in mani e piedi a un contesto europeo in evoluzione, nel quale l'Italia ha acquisito un nuovo ruolo molto positivo negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, ma è evidente che serve un'Europa più forte, più coesa e più matura per affrontare nuove politiche fiscali e politiche monetarie insieme. Senti, chiudiamo con il tema generale della manifestazione, cioè il rapporto tra vecchie e nuove generazioni nel mondo del lavoro. In Vodafone questa dinamica come è gestita? Ma io non so quante vecchie generazioni abbiamo, diciamo così. Io distinguerei tra le generazioni della prima ora, quelli che sono entrati nel 95 e 2000, anche 2005, io in un qualche modo mi posso considerare tra quelli, essendo entrato nel 99, e gli ultimi assunti, le persone che stanno entrando con noi adesso, soprattutto i neolaureati che stiamo assumendo in grande dimensione in questo periodo. Ma è un mix culturale affascinante. Io credo che sia fondamentale per lo sviluppo dell'azienda nel suo futuro, e per cercare di far lavorare molto bene insieme abbiamo creato questo programma, questo buddy program, che abbiamo chiamato 2+, dove agganciamo uno dei nuovi a uno dei vecchi, se posso usare la parola, li facciamo lavorare insieme per più o meno credo un anno, in modo tale che i nuovi possano trasferire tutto ciò che di energia, di invenzione, di nuovi modi di lavorare possono portare a Vodafone, e allo stesso tempo la persona di Vodafone, mentre assorbe tutto quanto questo, è anche in grado di trasferire al nuovo arrivato le informazioni, gli elementi soft che servono per rendergli l'atterraggio in azienda più efficace. Grazie mille. Grazie a voi.